Due sconfitte in tre partite per un Avezzano in cerca di riscatto dopo la sconfitta sul campo del Pontevomano. Alla De Marzio arriva un Lanciano in crisi nera, un punto nelle ultime sei per la formazione allenata dall'argentino Pedro Pasculli, campione del mondo con l'Albiceleste a Messico 86. Formazione tipo per Torti, con l'unica eccezione di Braghini al posto di Bisegna alle spalle di Dos Santos e Pendenza. Tra i Frentani, Bocchio e Mariani in avanti, in difesa comanda l'ex della sfida Scipioni. L'Avezzano prende subito il centro del ring, al sesto pericoloso Pendenza che calcia di esterno e trova l'opposizione di Elezai. Al decimo, da un corner di Donatangelo, Dos Santos impatta di testa ma trova i pugni dell'estremo Frentano a salvare lo 0-0. Sull'angolo seguente ancora la testa di Dos Santos, ma stavolta è il palo a salvare il Lanciano. I pericoli arrivano sempre dalla bandierina. Donatangelo pesca Lombardo sul secondo palo, ma il 3 non angola e spreca sul fondo. Alla mezz'ora tracce di Lanciano con il tentativo di Seni, che Di Girolamo disinnesca di pugno. In avvio di ripresa si complica maledettamente la partita dell'Avezzano. Zanon è già ammonito, a terra Bocchio da ultimo uomo. Nessun dubbio per Iurino Di Venosa, che estrae il cartellino rosso. Torti corre ai ripari inserendo Albanese per Pendenza, ma il Lanciano la sblocca dopo appena due minuti con la conclusione di Seni, sporcata proprio da Albanese. Nulla da fare per Di Girolamo e rossoneri in vantaggio. Con l'uomo in meno i biancoverdi faticano a rientrare in partita. Dalla panchina Torti richiama Bisegna, Cancelli e Blanco per Sassarini, Donatangelo e Besana, ma non vi è traccia di Avezzano dalle parti di Elzeni. Il Lanciano inizia così a giocare con il cronometro, la partita ne risente. Poco calcio e tanti calci. Nel finale cresce la tensione in casa Avezzano per la direzione di gara di Iurino. Il fischietto lucano ammonisce per la seconda volta Dos Santos per una presunta manata su Tissone. Avezzano che si ritrova così in nove uomini. Nel primo dei sei minuti di recupero concessi, proteste per un tocco di mano in aria di Mazzieri. Nervi tesi nel finale, Maxi Rissa sfiorata tra le due panchine. Lanciano che torna al successo dopo quasi tre mesi. Seconda sconfitta consecutiva per l'Avezzano, la terza nelle ultime quattro partite. Ma io non lo so, forse magari voi dagli spalti avete una visione diversa, però effettivamente qualche decisione un po' dubbia c'è stata, no? Tenuto conto che noi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo avuto quattro occasioni, abbiamo preso un palo, loro hanno fatto un tiro in porta, tra l'altro anche deviato da Albanese, ci hanno fatto questo gol e da lì in poi, ecco perché magari l'arbitro non si è giocato più, perché cioè loro hanno pensato solo a perdere tempo, noi ce l'abbiamo messa tutta, però ovvio, espulsione di Zanon, espulsione di Dos Santos, che tra l'altro il giocatore non l'aveva assolutamente toccato, tanto è vero che si è rialzato subito, quindi perché se l'avesse toccato aveva spaccato dov'è che gli aveva toccato col gomito, no? Una vittoria importantissima, una vittoria contro una grandissima squadra, e questo ci voleva per noi, per darci ancora più fiducia dopo l'ultimo pareggio fuori casa. E vincere qua non era facile, sapevamo che giocavamo con la prima classifica, una vittoria che ci dà molto soddisfazione anche per il futuro, vediamo, come ho detto ragazzi facciamo partita dopo partita, e questa partita per noi sono sei punti, perché abbiamo giocato contro una grandissima squadra, lo voglio ripetere.